Siamo qui con la GP Salumi per presentare il nostro prodotto fiore all'occhiello, il prosciutto alto tiberino semidolce. In questo caso, diciamo, la nostra linea è stata fatta da me personalmente, scegliendo cosce di allevamenti di maiali DOP, quindi allevati a terra. Parliamo di maiali che non possono mangiare farine OGM o farine animali, possono mangiare solo cose naturali e vegetali, quindi abbiamo un risultato organolettico già di un certo tipo, che è lo stesso che hanno i migliori DOP. Però la stagionatura e la salatura viene fatta seguendo delle antiche ricette doganali tipiche della nostra zona, perché il semidolce in Umbria poi è fatto solo in alcuni punti. Sono Alba Guarini, sono conduttrice di un'azienda agricola pugliese. Noi siamo ai piedi dei colli di Cisternino in Puglia. E la nostra azienda è un'azienda di tradizione, da ben 4 generazioni ci occupiamo di una produzione olivicola e di un olio extravergine di oliva, con il quale cerchiamo di andare incontro al gusto del consumatore, diffondendo anche un po' la cultura dell'olio, perché per quanto riguarda l'olio extravergine di oliva il consumatore rimane ancora un attimino all'oscuro di quello che è la vera qualità. La seconda ricetta del pomeriggio ed è un agnello nostrano delle colline di Romagna che abbiamo abbinato ai vegetali che si usavano in questi periodi, perché se voi pensate, una volta a gennaio si mangiavano i broccoli, i cardi, i cavolfiori, adesso mangiamo i pomodori, la rucola, ma non è la natura. Perciò nelle ricette che noi siamo andati a ricercare, a preparare, abbiamo trovato questa ingredientistica: il carciofo violetto, qualità violetta perché ha questa striatura viola, il porro, il cavolfiore, chiamato cavolfiore bianco ma in realtà il cavolfiore romagnolo è un cavolfiore più beige, olio colline di Romagna, una passata di pomodoro, perché il pomodoro si metteva nelle bottiglie, le nonne mettevano il pomodoro nelle bottiglie, e il tocco di modernità che gli abbiamo dato è un couscous, addirittura un couscous fatto con un riso integrale del Basso Ferrarese. Eros Scipioni, la mia azienda si chiama Ecacio Comera, sono stagionatore e raffinatore e vengo dalla provincia di Arezzo, San Giustino Valdarno. I miei prodotti sono per il 95% pecorini, che io prendo freschi appena fatti, poi ne seguo la stagionatura. Più ho due prodotti di mucca, uno biologico e quello che ho alle mie spalle, che è una grana di mucca e di bufala, che è stagionata a 46 mesi e è un'esclusiva mia sul territorio nazionale.